ci difendiamo da quelli che vengono oppure lasciamo che vengano tutti. Questo è stato. E l'equivoco è la difficoltà, è non aver avuto, fino adesso quantomeno, la possibilità di essere via di mezzo, come il Mediterraneo è il mare di mezzo, ma via di mezzo sul piano politico, delle scelte. E quindi la gente non sono né solo numeri. Mi ricordo, ero al Ministero dell'Interno, lavoravo col sottosegretario che aveva Domenico Manzione, che aveva la delega sull'immigrazione. La prima volta che sono andato salendo, solito casi del genere, eravamo a Catania, l'ammiraglio ci fa salire e vedevi due realtà che ancora mi risveglio di notte, lo sguardo di certi ragazzi, erano eritrei per lo più, ma soprattutto i cadaveri messi in delle buste. Ho detto, ma che cavolo ci sto a fare qua io? Che ci sto a fare? Cioè, con un arsenale ideologico che vai lì, salvataggio, rescue, eccetera, centro di accoglienza, prima accoglienza, seconda, distribuzione, accoglienza diffusa. C'è cioè, un arsenale di che abbiamo elaborato, che hanno anche evidentemente un loro un valore, diciamo, pratico di gestione, ma poi ti rendi conto che di fronte a quella donna incinta, annegata, e messo dentro una busta trasparente, non esiste soluzione, perché la questione diventa oltre il problema, capisci? E quindi le rappresentazioni come quello che abbiamo sentito oggi ti rinfacciano questo, quel senso di impotenza.